Ciao a tutti, allora questo è un video che mi è stato richiesto dalla mia iscritta, che saluto, su un trucco che realizzo per quando vado a scuola, quindi un trucco molto semplice, molto naturale. Devo dire che io per andare a scuola non mi trucco quasi mai, solo per se ci sono cose importanti o se sono veramente un cesso. Perché? Perché comunque voglio che la mia pelle respiri durante la mattinata e per non avere magari fastidi, non dover starmi magari a correggere se mi si sbava qualcosa. Quindi spero vi sia utile questo video, perché comunque è un trucco molto molto naturale e molto semplice. Più che altro vi mostro come faccio magari di solito la base e vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, comincio con la base viso. Io sto utilizzando la BB Cream della Garnier che devo finire perché non mi piace un granché e la vado ad applicare su tutto il viso. L'applico semplicemente con le mani, con le dita, quindi la vado a prendere e la vado a tamponare su tutto il viso. Quindi la applico come una banalissima crema. Perché comunque non voglio avere una coprenza come un fondotinta, non voglio avere una cosa pesante, ma voglio solo uniformare un po' l'incarnato. Ora vado a stendere un burro cacao sulle mie labbra. Ora con il full coverage di Kiko vado a coprire tutte le varie imperfezioni e occhiaie, quindi parto dai brufoletti, intorno al naso. Ora, essendo la BB Cream della Garnier molto molto unta, vado a fissare tutto con una cipria opacizzante e utilizzo la Fix & Matte della Essence. Applico giusto un filo di terra. Ora fisso le sopracciglia con un gel. Poi, per quanto riguarda gli occhi, vado semplicemente ad applicare un po' di primer e mascara, perché comunque non sono una che si trucca molto per andare a scuola. Quindi do soltanto questo che è la Love Stage della Essence, che ha un sottotono giallo e va un po' a coprirmi magari alcuni inestetismi sulle palpebre. Piego le ciglia. E poi per avere uno sguardo un po' più intenso vado a mettere parecchio mascara. Ne utilizzo due, utilizzo questo della Dior che è il Dior Show New Look Mascara e poi il top coat di Kiko False Lashes Concentrate. E ora do una passata di top coat. Adesso
Ah, dimenticavo, vi lascio nell'info box tutti i nomi dei vari prodotti che ho utilizzato perché una ragazza mi ha detto di scriverli sotto ogni volta che faccio un tutorial. E basta, spero di avervi detto tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!